Segretario Polimeno, voi avete lanciato un allarme in quanto, secondo quelli che sono i vostri dati, la vostra analisi, il pronto soccorso dell'ospedale di Lecce rischia di rimanere senza personale, non solo in vista dell'emergenza Covid, ma anche nell'ordinarietà. Qual è la situazione? La situazione, è partita dal pronto soccorso del Fazi, ma diciamo che è estesa in tutta l'ASL. Il rischio che corre l'ASL di Lecce è quello che per affrontare la pandemia abbiamo assunto del personale a tempo determinato, le indicazioni che ci arrivano dalla Regione è quella di comunque contenere le spese e quindi così corre il serio rischio di non prorogare i contratti. Questo cosa significa? Dover mandare a casa del personale e ovviamente sottrarlo all'assistenza diretta al paziente con un grave esito clinico. Già da adesso cominciamo ad assistere ad una carenza di personale che non dà un giusto servizio ai nostri utenti dell'ASL di Lecce. E proprio in questa fase pandemica abbiamo i pronto soccorsi appunto che scoppiano di lavoro e abbiamo la necessità di avere due aree. Una grigia per controllare i pazienti sospetti o positivi e un'area non grigia dove il flusso è dei pazienti diciamo ordinari, non Covid, e il rischio qual è? Che non riusciamo a dare l'assistenza né agli uni né agli altri. Secondo lei potremmo essere di fronte a un vero e proprio collasso? Siamo già in collasso totale, però arriviamo con delle pezze, con delle soluzioni tampone, nelle more che la Regione, come dire, allarghi, le maglie, ma soprattutto offra e dia la disponibilità economica affinché ci garantisca la proroga di tutti i contratti in scadenza a tempo determinato per farci superare questa fase pandemica e successivamente con la legge di stabilità del Governo, nazionale che sta uscendo in questi giorni potremo prendere delle decisioni ben precise.